La pandemia causata dal terribile virus ha stravolto la nostra vita e cambiato molte delle nostre abitudini, dal lavoro alla socialità, perfino il modo di festeggiare un evento come il Carnevale, da sempre celebrato con sentimenti di divertimento e gioia. Se settembre, per tradizione, è il mese della vendemmia, quest'anno Viareggio celebra anche un grande evento fuori stagione, il Carnevale Universale. Dopo la prima bella sfilata di sabato 18, metà col sole e metà con la luce, il racconto dei carristi di prima categoria si focalizza sulla contemporaneità, riletta con uno sguardo di fiducia. Jacopo Allegrucci racconta la speranza della comunità afroamericana di vedere realizzato il proprio sogno americano, infranto però dai gravi episodi di questi ultimi tempi. La minaccia che colpisce i popoli indigeni del Brasile è invece il tema affrontato da Alessandro Avanzini, mentre Luca Bertozzi ci accompagna nel mondo sottomarino come allegoria di quello che c'è sotto. Sceglie il linguaggio senza tempo della mitologia, Luigi Bonetti, per non farci dimenticare la lotta per la sopravvivenza che affronta la Terra. Per Nelson Mandela il mondo resta un posto meraviglioso, nonostante abbia passato 27 anni in una cella, quando per altri, dicono i fratelli Cinquini, bastano pochi mesi di privazioni per odiare l'umanità. Fabrizio Galli affronta il tema della pandemia, rappresentando sia la diffusione del Covid, sia la difficile battaglia che il mondo scientifico e sanitario sta combattendo contro il virus. Charlie Chaplin è il protagonista del carro di Le Bigre Rogers. Il suo saper raccontare le ingiustizie sociali, con ironia e umanità, fa da contraltare al mondo dei plurocrati che si ingozzano delle ultime risorse economiche della Terra. Luciano Tomei è convinto che da un mondo triste e grigio si possa tornare a rivedere splendidi colori, mentre Roberto Vannucci racconta il suo inno alla vita omaggiando il grande talento musicale di Ezio Bosso, scomparso a maggio dell'anno scorso. Nei telegiornali dei prossimi giorni parleremo naturalmente delle costruzioni di seconda categoria, delle maschere di gruppo e di quelle isolate.